ci stiamo al fatto che nel settore spettacolo, come in altri settori, politica inclusa, il tuo talento non conta, quello che conta è essere carina. Noi non ci stiamo a promuovere i senza talento. Ah, il settimanale diretto da Maria Latella rilancia nel numero in edicola da mercoledì 28 la campagna che aveva iniziato 4 anni fa e presenta i messaggi di sostegno dei lettori e dei primi intellettuali e star dello spettacolo. Da Antonella Clerici a Luca Argentero, da Roger Abravanel a Carlo Vanzina, da Lorella Cuccarini a Silvia Vallone, dal vicepresidente MTV Antonio Campo Dall'Orto a Eva Cantarella, da Antonio Scurati a Lella Costa, da Angela Raffaele Fanelli a Barbara Alberti, con in più 2 assessori regionali PDL del Veneto, Isi Coppola e Elena Donazzan. Tutti concordi con la scelta fatta dal settimanale, che si è rifiutato di dare copertine e spazi a personaggi che hanno cercato scorciatoie che non prevedevano l'esigenza di dimostrare merito e talento. Il punto è: che cosa è notizia? Il settimanale A, che io dirigo, d'accordo con la redazione, da 4 anni non è che si batte contro il gossip, si batte contro il finto gossip. Noi ce l'abbiamo con quei senza talento che, fingendo fidanzamenti assolutamente inventati, storie d'amore che non esistono, falsi scoop, per anni hanno venduto delle bufale ai lettori. In tempi così incerti ciascuno di noi fa i conti con una cosa, la credibilità. Parole di un banchiere citate nell'editoriale del direttore, che valgono non solo per un paese, per una società, per una persona, ma anche e forse soprattutto per un giornale come A.